Siamo sul sentiero che da Busacchi porta sino a Sabeda di Santa Susanna e poi appunto al santuario novenario di Santa Susanna. Percorso che sto facendo per la prima volta. Questa stradetta diventa una sorta di rio. Siamo già in aprile. Piovuto nei giorni scorsi e quindi ristagna un po' di acqua, ma rispetto al percorso lungo la strada asfaltata di Santa Susanna, questo percorso appare, il sentiero appare più suggestivo. Guarda che qui è impossibile. Si può venire solo a piedi, inginocchiati possiamo, inginocchiati no, ma abbassati. Ecco. Guardate, qui la visibilità dall'alto è pari allo zero, stiamo quasi per uscire da questo sentiero. La bellezza di questi sentieri è così, che non hanno a che fare con i tappeti rossi, con la scarpetta della prima comunione. Guardate un attimino, ecco. Ultimi metri prima di arrivare di nuovo alla strada asfaltata che porta a Saverda e Santa Susanna. Ce ne sono due di pietre, una all'inizio della via Santa Susanna, o meglio alla fine, al numero 108, poi una l'abbiamo incontrata anche nella discesa, nel tratturo, forse per appoggiare una breve sosta, e poi dopo, quando questa strada prima di Santa Susanna sbuca, c'è la terza pietra o seconda.